Ragazzi, iscrizione al canale gratis e campanellina. Ci sono tanti utenti nascosti, ci sono canali con 9.000 iscritti comprati che fanno video con 100 visual, ci sono canali da 5.000 iscritti che fanno video con 1.000 visual. Questo è un canale che fa video con 4-5.000 visual, 500 persone in live a luna di notte. Se qualcuno ha 5.000 iscritti e qualcuno ha 9.000, io ne dovrei avere 40.000. Fa anche rima. Su questo non ci piove, i numeri sono quelli certificati. Tra l'altro, quello vuole dire, vuole arrivare a 10.000 iscritti. Quanto ti costa? Hai fatto un bondo te per comprare tutti quegli iscritti, a parte questo. Stiamo calmi, perché secondo me con la Lazio vedremo un'altra Inter. Io di questo ne sono convinto. Per come la vedo io, la priorità è stata data al campionato. La partita di ieri è una partita simile a quella dello Juventus Stadium, con una formazione rimaneggiata. Bissek non lo puoi mettere perché Bissek ha dimostrato ottime qualità in fase di costruzione e falcata in avanti, ma è disastroso in fase di marcatura. Quindi per quello il Bissek non ha giocato. Vedi ancora questi 35enni a cui io davanti a cui io mi inchino per serietà, professionalità e rendimento. Darmian e Acerbi e sono distrutti, perché l'Inter ad oggi è una squadra negli 11 titolari che si regge su tanti ultra trentenni. Non per nulla siamo la squadra più vecchia della Serie A. Vedere Acerbi e Darmian a fine partita distrutti, sudati, puoi strizzare la maglia che è piena di sudore. Per quello io ti dico che sono contento e l'Inter non può fare di più, perché questa squadra, lo stesso Cuadrado, quando gioca dall'inizio patisce la condizione degli avversari. Cuadrado deve entrare quando la squadra avversaria è stanca e fare 20 minuti. A Cuadrado sono rimasti 5 metri di falcata, 5 metri di corsa. Ma di cosa stai ragionando, voglio aprire io. Ma cosa c'entra Inzaghi? E io spesso l'ho attaccato. Ma quelli poi che diano bastava un po' di più per vincere contro la Real Sociedad. Te devi guardare il tennis. Questa è una squadra che fino al 92esimo ha tenuto dei ritmi altissimi. Questi qui farebbero girare i coglioni anche al Real Madrid, al Bayern Monaco oggi. Guarda il tennis. Sarebbe bastato un po' di più per vincerla col Kaiser. È una squadra rognosissima la Real Sociedad, una delle più difficili da affrontare in ambito europeo ad oggi. Guarda il basket, fidati. Non fa per te il calcio. Ma bastava un po' di più e la vincevi, no? Bastava un po' di più, rischiavi e la perdevi invece. Te lo dico io. Quando alla fine del calciomercato dissi: questa rosa non è più forte di quella dell'anno scorso, piovvero critiche. Ma io sono qui a prendermi anche la pioggia, non solo il sole. Non ci sono problemi. È vero, non può piovere per sempre, ma è anche vero, non sempre ci può essere il sole. E quindi io sono qui a prendermi anche le critiche gratis. Quindi iscriviti al canale perché è tutto gratis. Qui non si chiede l'elemosina ai tifosi dell'Inter. Si va a lavorare da queste parti. Si sta sulla strada, si rischia la vita. Ci si rompe i coglioni con la gente. Questa rosa non è assolutissimamente più forte di quella dell'anno scorso. Ma te lo motivo perché davanti facciamo pena, abbiamo due attaccanti buoni, dietro c'è il vuoto, mentre l'anno scorso c'era un po' Dzeko, c'era un po' Judaku, c'era un po' il ballerino. Per assurdo il ballerino da solo ha reso più di Sanchez e Arnautovic messi insieme nei primi 6 mesi. Sono numeri di fatto. Questa rosa non è, questa favola deve finire. Questa rosa non è assolutissimamente più forte di quella dell'anno scorso. Anche perché ti faccio un esempio: a centrocampo, dov'è tutta questa scelta rispetto all'anno scorso? È andato via Brozovic e Calhanoglu. Calhanoglu non è più forte di Brozo e Brozo non è più forte di Calhanoglu. Sono due giocatori diversi. Perché quando trovi le squadre bloccate, tipo quella di ieri, comunque gioca tutto sull'atletismo, sulla foga, ma è comunque poi dopo la palla alla fine la sanno trattare. Il moto perpetuo di Brozovic tra le linee, il sapersi smarcare, è molto più efficace del gioco che fa Calhanoglu. Se te invece trovi delle squadre che se la giocano, perché poi Brozo quel moto perpetuo tra le linee
gli fa sì che lo possa far inserire. Per quello sto dicendo, se trovi delle squadre aperte, meglio ce l'hanno. Lui gioca la palla di prima, gira palla più veloce, dà meno punti di riferimento. Sono due giocatori diversi, ma uno non è più forte dell'altro. E l'anno scorso ce l'avevi tutte e due. In finale, se ti ricordi, gioca Brozo perché Mkhitaryan sta male. L'anno scorso usciva Brozo e entrava Mkhitaryan. Quest'anno esce Mkhitaryan e entra Frattesi. Mi dici cosa è cambiato? Klassen? Sensi? Aslani è migliorato fisicamente, secondo me, rispetto all'anno scorso è cresciuto, però ha poco spazio. Quindi dov'è tutta questa super rosa? Questa rosa è più funzionale a livello numerico per le idee che ha l'allenatore. Tra l'altro, ragazzi, vai a prendere Arnautovic perché sei alla canna del gas, gli dai Fabian e 5 milioni. Thuram sceglie l'Inter perché sa che ha il posto assicurato, rifiuta il Paris Saint-Germain e sa che con un allenatore come Inzaghi può crescere. Ed è quello che sta accadendo. Pavard fa il diavolo a quattro per venire da noi. Ma perché? Perché sa che qui ha il ruolo da braccetto, laddove lui può diventare uno dei top del mondo. Perché Pavard, braccetto, è uno dei più forti difensori del mondo. Soprattutto per l'uscita palla, per l'atletismo che ti può dare Pavard, per i recuperi che può fare Pavard difensivi. Perché il braccetto, rispetto al centrale difensivo, quando fa i recuperi li fa in maniera diversa. Il braccetto ha un raggio d'azione più campo per fare il recupero difensivo rispetto al centrale, no? Che magari gli scappa la punta. Il braccetto deve essere più esplosivo, il centrale di difesa deve essere più resistente nell'andare a riprendere il difensore. Ecco perché Pavard è spettacolare come braccetto, perché ha tutte le caratteristiche per diventare il braccetto più forte del mondo. Altrimenti te, Pavard e Thuram, non li vedevi, sono stati loro a fare il diavolo a 4 per venire qua. Ecco lì che ti ritrovi con Sanchez, Arnautovic, con il tedesco in vacanza, che è Klassen. Quei tedeschi con le ciabatte e il calzino bianco d'estate, l'ha mai visti? Con la birra a mano, Klassen sembra, tra l'altro gli sono cresciuti anche i capelli da quando è venuto a Milano. E non lo so perché il cinese non viene a cena, chiedetelo a lui. Giuse, ma il cinese non c'è a cena? Sono una sega, io dov'è il cinese, ragazzi? A parte questo, Quadrado, giocatore gli è rimasto 5 metri di scatto ormai. Giocatore da 20 minuti. Sanchez, giocatore da confusione, da buttare nella mischia, 20 minuti. Arnautovic, giocatore da mettere quando vinci, che ti tiene la palla, ti fa inserire centrocampisti, puoi alzare la palla, 20 minuti, mezz'ora. Non c'è nessuno in grado di far fare turnover a quei due davanti. Quindi questa rosa non è assolutissimamente più forte di quella dell'anno scorso. E non rompete coglione all'allenatore, che sono stati il primo ad attaccarlo. Non è colpa dell'allenatore. L'allenatore, insieme a quei 14-15 giocatori che stanno dando alla causa, stanno facendo il massimo. Perché il pilastro della difesa è un 36enne, si chiama Acerbi, l'hai preso in prestito e l'hai riscattato dalla Lazio per 2 milioni. Un altro pilastro della difesa è Darmian, un altro parametro zero. Un altro pilastro della difesa è Sommer, che l'hai preso in 3 rate a 6 milioni. Va via un portiere di 27, arriva uno di 36. Ma di cosa stai ragionando? Ma di cosa ragioni? Una rosa fatta a zero, anzi intascandosi soldi. Questa è una rosa fatta intascandosi soldi, non a zero. Ma di che ragioni? L'obiettivo principale è il campionato. E lo abbiamo capito ieri, ma ti garantisco che contro la Lazio vedremo un Inter diversa, perché ieri non è stata una bella partita, ma devi saper gestire. Scendi uno scalino per salirne due, capito? Ciao Inter.